Ciao ragazzi, eccoci qua. Allora, in questo nuovo video, adesso si sta caricando ancora il video quello dei due messaggi truffa che sono arrivati, però parliamo un attimo di Iliad. Oggi ho dato un'occhiata un po' in internet, io curioso quando ho il tempo, ecco. Però in pausa pranzo oggi, ecco, al lavoro, ho dato un po' un'occhiata in internet e ho visto una notizia riguardante Iliad. Vabbè, si sapeva già che Iliad prima o poi sarebbe entrata anche nel mercato del DSL, fibre e cose così. L'aveva già annunciato tempo fa, però non si sapeva ancora una data. E oggi sono trapelate alcune informazioni, secondo me interessanti, per due motivi. Allora, ok, sì, Iliad neanche nella telefonia mobile, a livello di connettività internet, non è un campione. Questo si sa, perché tutto dipende dalla congestione della rete, non avendo ancora una sua infrastruttura 100% indipendente, ma facendo un po' la sua infrastruttura un po' alla rete Wind3 con RAN sharing. Purtroppo ora è ancora un po' altalenante, dipende molto dalla zona, però so che molte persone si lamentavano per il discorso delle chiamate, che non arrivassero le chiamate, ma non arrivasse neanche la notifica, cioè praticamente chi chiamava squillava e a te non ti arrivava neanche la notifica, una cosa del genere. A me personalmente non è mai successo, io l'ho avuto solo le prime 2 settimane che è uscito, ma non mi sono trovato bene, da allora non l'ho più avuto. E come ho già detto, è merito suo se noi abbiamo i prezzi concorrenziali che abbiamo adesso sulla telefonia mobile, perché è grazie a Iliad che è arrivata nel mercato e ha introdotto queste offerte per sempre e ha introdotto queste offerte a prezzo buono, e senza rimodulazioni, e ovviamente facendo sì che i big abbassassero un po' la testa, scendessero sul piedistallo che si sono creati e si adattassero al mercato. Ecco, senza l'arrivo di Iliad sicuramente non saremmo a questo punto. Comunque, detto questo, non voglio fare tante paroloni, dopo sembra che sono dalla parte di Iliad, proprio così. Io non ho Iliad non ce l'ho da 2018, quindi, però comunque è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, no? Bene, Iliad Fibra. Parliamo un attimo di Iliad Fibra. Allora, da quello che ho letto, funzionerà così. Chi ha già un'utenza Iliad Mobile, chi ha già una SIM, ok, non importa il piano, ma chi ha già una SIM e chiamerà l'operatore o andrà in negozio e con il numero suo associato dimostrerà di avere una linea Iliad e dovesse andare lì in negozio, appunto, o anche come operatore telefonico dicendo: io voglio fare, sono interessato o voglio fare la fibra Iliad. Due cose: come lo è stato, come lo è tuttora, Iliad nelle sue offerte ha il per sempre, e anche in questo caso è il per sempre. Nessun vincolo, nessun tipo di durata, nessun tipo di comodato d'uso. Se pagherà 40, no, 39,90 una tantum e vi daranno sto piccolo routerino. Ok, anche se in realtà da quello che ho detto io non è proprio un router, è un access point, da quello che ho capito. Dovrebbe avere due porte, ok? In una si attacca, prende nei 40 euro ovviamente è compreso anche l'attivazione, ok? E anche questo accessorietto qua. Non ho ancora ben capito cosa funziona, da quello che ho capito non fa il wifi, dovrebbe essere, come ho già detto, un access point che vedete lì, arriverà la fibra si attaccherà lì e da lì in poi sarete voi ad attaccare un router. Ad esempio, voi vi comprate un router, facciamo un'ipotesi, su eBay o su Amazon o un negozio qualsiasi di elettronica. Sapete, no, il router dietro ha le varie porte Ethernet, ok? Generalmente ne ha uno o due, ma dipende dal router dopo. E chiaramente ogni router ha la sua velocità, però comunque ipotizziamo che voi comprate un router che va a 1 gigabit. Facciamo un'ipotesi, ok? Bene, Iliad ha detto che per avere la velocità a 5 gigabit, ok, solo 6 milioni di case in tutta Italia, ok, avranno la possibilità di averlo, perché gli altri 1,4 milioni, cioè Milano, Torino, Bologna e così via, andranno invece a 700, no, a 1 gigabit andranno. Prendete 5, perché mi sono fatto gli appunti, ok. Senza fare l'immagine mia in sottofondo, preferisco parlare così. Comunque, dicevo, 5 gigabit saranno raggiunti al momento, poi chiaramente la lista si aggiornerà col tempo, ma attualmente solo per 6 milioni di case.
Non ho ancora visto la lista di questi 6 milioni di case qui, suppongo città grandi, ok? Secondo me Roma, Milano, cose così, e determinate zone soltanto anche poi. Invece per quanto riguarda 1,4 milioni di case, bisognerà capire e informarsi, quindi vi invito, se siete interessati, a chiamare il numero ILIAD se avete la SIM o andare in negozio. Qualora, ecco, penso che anche nei to i totem però troverete magari i ragazzi, roba così. Non so se abbiano informazioni al riguardo, potrebbe essere. Magari se avete un totem, sapete, no, le colonnine. Generalmente c'è quasi sempre, ho visto in Ilia, una persona a fianco, quasi sempre. Quindi secondo me potete fare anche così. Magari andate in un negozio 1 euro, magari dentro un centro commerciale, dove sapete già che c'è. Oppure magari semplicemente chiamate il numero, fate prima. Comunque. I 5 giga di velocità non sarà per tutti al momento, ma solo per quelle determinate 6 milioni di case. La lista bisognerà essere aggiornata. Io cercherò di informarmi, capire un attimo questi 6 milioni di case quali sono, perché da quello che penso io, la mia teoria, secondo me saranno città grandi e in zone in cui hanno già posato la fibra proprio. Io penso che sia così, quindi loro per avere vita facile. Dove c'è già la fibra, loro magari ve la portano. Io penso sia così. Dubito fortemente che se tipo abitate in campagna, magari che lì avete ancora la DSL vecchia, avrete mai possibilità di averlo. Ne dubito fortemente. Però potrebbe essere che abbiano anche dei piani ADSL un po' più avanti. Magari per quelle utenze lì potrebbe essere, sì, anche se non lo so, però può essere. Poi c'è anche la fibra mista, sapete, no? Mista rame, ma però lì bisogna capire come va. Comunque, il prezzo è, tenetevi forte, 15,99 euro, cioè 16 euro al mese, per avere fibra illimitata, chiaramente perché vabbè, è DSL, no? Quindi molto bene, anche perché primo non si ha vincoli, secondo è il per sempre, quindi il prezzo non rimodulo, non è come le classiche DSL di Vodafone, TIM, WinTre, 1 anno, 2 anni, dopodiché finito il vincolo del comodato d'uso, perché cosa, come funziona? Per chi non ha molta esperienza voglio spiegarlo un attimo velocemente. 90% degli operatori, anche se adesso le cose sono un po' cambiate perché la Agcom si è messa un po' di mezzo, però comunque ancora molti operatori quando vi fanno sottoscrivere l'offerta per avere la DSL o la fibra, ok? Vi adesso potete scegliere, ma tenderanno sempre di venderlo, vi daranno insieme in comodato d'uso, loro lo chiamano il router. Ok? Perché lo fanno? Non perché sono magnanimi. No, 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 non è quel motivo. Perché se vi danno quello, non ve lo fanno pagare, ma ve lo dilazionano mensilmente per 2 anni nelle bollette che vi arriva da pagare, ok? E quindi è una tecnica per tenervi ancorati a loro, no? 2 anni, 1 anno, 2 anni. Adesso comunque, come vi ho già visto, sono cambiate le cose, però non avete più il vincolo di prendere il router. Potete semplicemente fare la DSL e compravano il router voi, poi ovviamente dovete configurarlo per conto vostro, che okay? Non è che viene tecnico configurarvi il vostro router, lui viene solo unicamente per fare il lavoro. Poi potrebbe essere che magari se hai già il router in casa te lo attacca, non lo so, sapete, sono degli appalti che fanno, quindi magari io vi dico una cosa. Allora, se avete un po' di dimestichezza, ok, e sapete arrangiarvi, non prendete il router in comodato d'uso, compratene uno, magari fatevi anche consigliare, ok? State attenti anche ai negozi di elettronica, perché spesso vi consigliano quello più costoso, anche se spesso a voi magari non serve. Riflettete bene su quanto fate, quanto lo usate, quanti siete in famiglia, su cosa lo usate, perché se lo usate per lavoro magari puntate più a potenza, insomma, ok? Senza prendervi il modello più costoso, fatene via di mezzo, ok? Se siete in famiglia magari siete in due, comunque guardate magari un po' di Netflix e roba così, vabbè, allora prendetevi anche quello che va a 1 gigabit, tanto ormai i router base non costano molto, ok? Andate su marche blasonate tipo Huawei, TP-Link, D-Link, cose così, insomma. Io Huawei, sia fisso che portatile, mi trovo bene. Comunque. Bene, quindi 15,99 euro per chi ha l'utenza mobile, ok? Quindi avrà la possibilità di averlo scontato. Altrimenti, se avete una SIM non Iliad, potete farlo comunque, ma il prezzo sale a 23,99, 24 euro.
Quindi prende da 16 euro, passiamo a 24. Sono 6 euro in più. E se fate due calcoli, è il costo esatto dell'offerta base, l'offerta iniziale di Iliad. Cioè quella era mica 5,99, no? Sì, era 4, no, era 5,99 30 giga, mi pare. Vi ricordate la prima offerta? Sempre, sì, dovrebbe essere circa quella cifra lì, sì. Ora 4,99. No, mi pare, no, era 5,99, era sì che dava 30 giga e minuti messaggi limitati. Come è passato il tempo? Siamo già nel 2022, sono 3 anni abbondanti. Comunque, direi che è un'ottima cosa questa, quindi se avete una Sim Iliad e volete avere DSL, approfittatene e fatevela magari. Io di mio chiaramente non l'ho provata, quindi non posso sapere come andrà, ok? Però se siete i fortunati, magari... Allora, vi invito a fare una cosa del genere. Chiamate, informatevi. Se l'operatore vi dice sì, da te prende fino a 5 gigabit, sì, da te prende fino a gigabit. Ah, ok, non ho detto la velocità di upload. I 5 gigabit vanno in 5 gigabit download teorici, ovviamente, ok? Perché sapete benissimo che voi che non succederà mai che andate 5 gigabit. Però, vabbè, quella è la banda massima che vi danno. E 700 megabit in upload. Ok, invece nel caso di gli altri 1,4 milioni di case che abbiamo detto prima, ok, che lì andranno a 1 gigabit di download, in upload andranno a 200 megabit, che comunque è un buon risultato, il prezzo è comunque quello, ok, sia che andate a 5 gigabit che andate a 1 gigabit, quello è, ok. È chiaro che i 5 gigabit è la velocità massima che vi offrono di banda, ok, non spesso succede che magari andate in negozio, di ADSL in generale così, e il commesso, un po' perché è furbo, ma soprattutto il call center, quello è ancora peggio, un po' perché è furbo, un po' perché insomma lui ci guadagna a fare un'attivazione, e vi dice sì, è un 5 gigabit veloce, missile, magari trova quello che magari se ne intende un pochettino, magari se ne intende poco, si prende dentro. Come quando vi vendono magari il telefono un po' che nessuno comprerebbe, tanto per dire sì, è buono, buono Samsung. Avete capito cosa intendo dire? Se questo qua mi dà fastidio perché purtroppo truffaldina non è giusto, non è giusto, insomma, approfittarsi di persone che magari non conoscono bene una determinata cosa. Comunque, questa è l'offerta che ha buttato fuori. Allora, detto questo, cosa ne penso io? Direi che è molto buono. Il 23,99, niente di che, ok? Però c'è una cosa da dire, che a differenza di altri operatori che dopo un po' rimodulano, qui non lo è. Quindi quei 39,90 che ci sarà di attivazione sarà semplicemente così. Vi arriva il tecnico, vi assicurerà che cioè, vi fa il lavoro in modo che il cavo vi arrivi a questo access point, ok? Non è un router. Dovrebbe chiamarsi access point, è una specie di sì, un access point, possiamo dire, potrei sbagliarmi come termine, ma dovrebbe essere una cosa del genere. Quindi il cavo arriva lì, ok? E da lì voi avrete, da quello che ho letto, due porte, quella che dà massima velocità, ok, Ethernet, e quella a 1 gigabit, da quello che ho letto nelle informazioni. Non dovrebbe avere il wifi integrato, ok, da quello che ho capito. Potrei sbagliarmi perché comunque l'articolo l'ho letto su un paio di siti e non c'era specificato, si accennava al discorso di wifi, ma non parlavano che ci fosse wifi integrato. Dovrebbe essere solo una cosa del genere. Poi da lì voi partirete con un cavo, lo attaccate al vostro routerino e da lì allora avrete wifi in casa. Ok? È come quando... perché fanno questo? Semplicemente voi dite, non spotrebbe semplicemente col cavo andare a finire nei miei router? Sì, certo, spotrebbe. Ma penso che lo facciano perché quel aggeggino che non comprate voi per conto vostro, ve lo porta il tecnico, penso che all'interno abbia proprio dei parametri dell'APN configurato. Da quello che ho letto poi ci sarà un'applicazione anche a propria parte che potete gestire se dare priorità a una linea o un'altra, fino a 10 linee, 10 dispositivi, se mi pareva ci fosse scritto. E si può personalizzare fino a tot linee, che ne so. Una linea ha bisogno di massimo sta perché magari che ne so, devo giocare online, devo lavorare per fare videoconferenze, si può gestire una cosa del genere, non so come funzionerà, è ancora un po' in alto mare la cosa, però è bello, bello, direi che è una bella cosa, perché
Vediamo come andrà a finire, ok? Queste sono solo le prime informazioni. Magari quando ne sapremo di più faremo un altro video di aggiornamento e parleremo un po' di questo. E era un po' quando ho fatto un video per voi, ecco. Mi è fatto piacere, ecco, parlare un po' di Ilia. Ilia, in fin dei conti, non ne parliamo mai perché non si è fatto un paio di offerte flash, però comunque sì, qualcosetta ha fatto, ma per un po' è rimasta ferma in fase di stallo. Quindi se lo consiglio, se siete clienti mobile, sì, tanto non avete vincolo, magari al massimo pagate qui 40 euro, non è un comodato d'uso, ve lo pagate, ve lo comprate e ce l'avete lì. Ripeto, non è un router, ok? È semplicemente un access point in cui il tecnico vi collegherà il cavo che arriverà da fuori, fibra, e da lì voi collegherete il router o insomma quello che volete o anche il computer direttamente, però quello che vi consiglio io è, come ho già detto, comprarmi un router che soddisfi abbastanza velocità, ok? Magari chiedete loro se ci sono magari qualche router che non è compatibile, che magari comprate un router che non lo è. Teoricamente sono tutti compatibili, ok? Comunque non dovete configurare, vi daranno, suppongo, una pagina web, le credenziali da accedere, perché comunque con il router è più facile. Vi attaccano il router, dietro avete la password e la PN no, perché comunque è automatico. E non so se sia un IP statico o dinamico, ok? Quello bisognerà capire, non lo so ancora. Di solito è dinamico, giusto? E statico, se lo volete avere, pagate un po' di più. Io suppongo sia uguale, è con tutti così, quindi già l'offerta costa poco, quindi mi pare impossibile. La mia preoccupazione è che magari lo facciano in tanti, la rete si congestiona. E quindi magari nelle ore serali cala, però essendo comunque una fibra, insomma, per quanto cali, dovrebbe garantire un minimo di risultati soddisfacenti, perché comunque non è una DSL normale scrausa da 7 megabit, è una fibra, la fibra è di qualità superiore. Quindi, bene, ricapitoliamo velocemente, sì, dai, ok. 5 gigabit velocità, 6 milioni di case, ok. 700 megabit in upload, 5 gigabit in download, teorici. 1,4 milioni di case, avrete 1 gigabit di velocità download, 200 megabit in upload. Costo di attivazione, compreso il router, l'access point, chiamiamolo router, l'access point, 39,90, compreso il tecnico, vi viene, vi porta il cavo, vi attacca il router e il router. L'access point e ve lo prepara in modo che vi spiegherà un attimo come funziona. Per accelerare la cosa, ok, compratevi, chiamate, quando chiamate loro per dirvi qua se vanno bene tutti i router, che secondo me sì, solo l'unica cosa, assicuratevi che almeno, ecco, arrivi un gigabit, almeno quello, ecco. Comunque non tutte le case sono abilitate al momento, quindi informatevi prima, non comprate niente prima di informarvi. Se poi chiamate e vi dice, che ne so, tua casa non è abilitata, non possiamo raggiungere cose, così avete speso soldi di router per niente, capito cosa devo dire? Chiamate, informatevi, siate insicuri e promuovetevi di conseguenza. Quindi sì, molto bene Ilia, brava, ottima offerta. E chissà se, come lo è stato col mobile, anche gli operatori nostrani non si muovono di conseguenza. È che magari buttino fuori qualcosa, solo che sapete cos'è? Ilia deve dare per sempre, gli altri no. Come lo è sul mobile, il per sempre ve lo dà Iliad e Kena su due offerte e basta. È esploso, l'ha fatto in passato, ma costava tipo qualche euro in più e basta. Nessun altro operatore ha scritto il per sempre. E con le DSL, lo sapete benissimo che voi, DSL, fibra, così non c'è mai da fidarsi. Truffe strane, bollette strane, addebiti strani, rincari, cose così, purtroppo sono molto frequenti. Lo sapete benissimo, e con tutti gli operatori, eh. No, che sia solo TIM o che solo Vodafone, in generale sono tutti uguali. E anche poi particolare da disattivare. Invece con Iliad siete più sicuri, forse per quello che magari vorrei sbilanciarmi e consigliarvelo. Perché è una buona fama Iliad su quel lato lì. Non aumenta, non rincara, cioè ci rimetterebbe la faccia se create un'immagine così, quindi per loro sarebbe controproducente. Bene. Direi che con questo è tutto. Se avete dubbi, volentieri domandatevi, vi risponderò appena possibile. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi un pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se
Se avete domande qualsiasi, io rispondo volentieri. Lasciatemi un bel pollice in su, mi raccomando, è molto importante. E grazie, grazie per la visione. Buona serata. Ciao ciao.